chiaro che c'è un po' di delusione. Ma la delusione c'è per il risultato, perché è chiaro che se non concretizzi quello che costruisci con una squadra come questa fai fatica. Che loro fondamentalmente, se non ci fossero stati rinvii del portiere, non sarebbero mai usciti dal centrocampo. E quindi giocare così è difficile anche, sentito che facevi la domanda a Milani sulle catene, ma le catene ci vogliono per legare qualcuno, perché così non puoi giocare sulle catene, se c'hai 10 persone dietro la linea della palla fai più fatica. Chiaro che devi prendere la palla, devi tornare indietro, la devi rigiocare, si piazzano tutti. Quindi sicuramente non era la partita giusta per vedere quel tipo di gioco, dovevamo essere bravi a concretizzare almeno un'occasione e poi con una partita più aperta probabilmente vedevi il Pescara vero. Io credo che questa sia stata veramente, onestamente, la partita contro la squadra che obiettivamente sin dall'inizio ha rinunciato a giocarla. Io le riporto l'intervista fatta dal tecnico della Vispesaro, perché dopo l'analisi, che chiaramente era condivisibile dal punto di vista tecnico, le abbiamo detto: sì, però qualcuno si è lamentato perché giocando così lo spettacolo non viene, non è bello a vedersi. Lui ha risposto: lo spettacolo al circo a Luna Park. Ma c'ha ragione, loro devono salvarsi, certo non ci si può lamentare poi alla lunga se non troviamo più giocatori, se dobbiamo giocare a tirare la palla avanti è difficile, però loro hanno fatto il loro gioco, siamo stati poco lucidi noi sotto porta e forse anche sfortunati con questo arbitro che onestamente di casini ha creati tanti oggi. Si riferisce? Ma mi riferisco sicuramente al fallo su Cuppone, che mi ha detto negli spogliatoi che ha fischiato il fallo di Cuppone di Mani quando cade, ma non è che cade da solo Cuppone, primo. Poi c'era un fallo di mano. C'era un rigore? Assolutamente sì, c'era un fallo di mano a centrocampo su una palla che poi loro hanno preso un calcio d'angolo, un fallo di mano grosso come una casa, segnalata dal quarto uomo e lui se ne è sbattuto. Quindi i cartellini gestiti in una maniera incredibile, perché nel primo tempo ci potevano essere 3-4 ammonizioni per loro. La prima munizione, guarda caso, l'abbiamo presa noi su Mesic. Io credo che l'arbitraggio proprio sia stato il peggiore in campo oggi. Presidente, le chiedo l'ultima cosa io prima della domanda da studio. A conti fatti però è la seconda partita consecutiva dove il Pescara di Zeman non segna gol. È un dato allarmante? No, perché se non ci fosse stato l'infortunio di Brosco nella partita contro il Pineto sarebbero stati comunque 2 punti, che in questo campionato ci stanno, perché voglio dire, anche ieri sera il Cesena, credo che se il Sestri avesse vinto la partita non avrebbe rubato assolutamente nulla, però le partite sono belle quando si giocano. Questa sera sinceramente non è stata una bella partita. Studio per il presidente Daniele Sebastiani, a cui se aspettate un secondo do l'auricolare così vi può ascoltare in presa diretta. Assolutamente, secondo solo, assolutamente. E il presidente vi ascolta. Aspettiamo. Vai, vi ascolta. Naturalmente la domanda la farà Fabio. No, io saluto il presidente e chiaramente condivido in toto tutto quello che ha detto, perché stasera la Vispesaro ha fatto anticalcio ed è difficile giocare contro queste squadre, però in virtù proprio di queste considerazioni e buttando tante palle dentro, io credo che poi alcune partite bisogna anche giocarle con un doppio centravanti, cercare di cambiare qualcosa, perché se poi non si può fare il proprio gioco bisogna avere ogni tanto un'alternativa, questo dico io. Ma Fabio, intanto ti saluto. Il problema secondo me non è il doppio centravanti, il problema è che se tu costruisci almeno 4-5 palle, gol, e non le metti dentro, in una partita come questa bastava fare il primo gol e poi si sarebbe vista una partita diversa, probabilmente o con una squadra che magari era costretta a giocare e magari avrebbe fatto anche la sua partita, o una goleata di quelle che si vedono quando si giocano contro squadre così. Però purtroppo ognuno fa il proprio gioco, è chiaro che c'è stato l'infortunio dei pullman che sono stati fermi sull'asse attrezzato, ma credo che questa sera un altro pullman è stato fermo nella metà campo della Vispesaro.